In questa lezione intendo parlarvi del modo con cui gli astronomi registrano le loro osservazioni notturne in cupola. Dovete sapere che quando un astronomo effettua un'osservazione in cupola, solitamente registra la data, quindi giorno, mese, anno e ora in cui ha effettuato l'osservazione. Però questo tipo di datazione è solo indicativo, perché per poter effettuare poi dei calcoli di tipo astronomico si deve utilizzare una data più facilmente trattabile matematicamente, vale a dire che si deve trovare un sistema di datazione più semplice. Questo ci viene fornito utilizzando o l'anno besseliano o l'anno giuliano o la data giuliana. L'anno besseliano che cos'è? Nient'altro che l'anno tropico del 1900, costituito da 31.556.925,9747 secondi di tempo delle effemeridi. Ecco, qui ricorre sempre questa dizione tempo delle effemeridi. Per il momento non vi preoccupate, anche se non sapete esattamente il significato di questo tempo, lo vedremo tra breve. Vi basti soltanto sapere che il tempo delle effemeridi è molto simile al tempo solare che si usa in Inghilterra, quindi un'ora prima rispetto ai nostri orologi. Allora, abbiamo detto che l'anno besseliano è equivalente all'anno tropico del 1900 e l'inizio di questo anno è stato fatto coincidere quando la longitudine del sole medio era di 280 gradi esatti. Questo succedeva ad esempio nel 1996 al primo di gennaio alle ore 01, 33 e 02 di tempo delle effemeridi. Ma se noi vogliamo sapere qual è l'epoca besseliana per un momento qualsiasi dell'anno in cui io effettuo un'osservazione, allora devo fare questo semplice conto, cioè scrivere l'anno per intero. Quindi per esempio consideriamo l'osservazione effettuata al 5 settembre del 96 alle ore 0 di tempo delle effemeridi. Quindi io scrivo qui 1996, poi a questo devo sommare il numero di giorni, quindi il numero di giorni e frazioni di giorni trascorsi dall'inizio dell'anno fino al momento dell'osservazione, tutto diviso 365,2422, che è appunto la durata dell'anno tropico. Ecco, in questa maniera noi otteniamo questa dicitura, cioè la nostra osservazione del 5 gennaio 96 alle ore 0 di tempo delle effemeridi ha questa notazione secondo l'epoca besseliana, cioè B, che sta appunto per besseliano, 1996,67882 frazioni di anno. Ma come esiste un'epoca besseliana, così esiste anche un'epoca giuliana, che è ovviamente riferita all'anno giuliano, il quale, ricordiamo, era costituito da 365,25 giorni. In questa maniera si è stabilito che, ad esempio, al 1 gennaio del 1996, alle ore 12 di tempo delle effemeridi, l'anno giuliano iniziava. Iniziava e quindi la sua dicitura è simbolicamente indicata con la lettera J, seguita dal numero intero dell'anno, 1996,0. Anche qui vale il discorso che se io effettuo l'osservazione in un periodo qualunque dell'anno, a questo valore 1996,0 devo sommare il numero di giorni e frazione di giorni trascorsi, diviso però non 365,24,22 che era l'anno tropico, ma diviso 365,25 che è appunto la durata dell'anno giuliano. Ma esiste un altro sistema ancora più efficace per poter sapere con sicurezza quando è stata effettuata un'osservazione, anche riportata indietro nel tempo di diversi anni o addirittura secoli, ed è quella che va sotto il nome di data giuliana. Ecco, non so se vi ricordate quella fortunata serie televisiva chiamata Star Trek, in cui esisteva questa stazione spaziale che viaggiava
a velocità incredibile nello spazio, e ogni tanto si sentiva dire data astrale 4825.442, per esempio. Ecco, la data giuliana è una data simile a quella utilizzata dalla serie televisiva di Star Trek. Ma che cosa è la data giuliana? La data giuliana è nient'altro che il numero di giorni che sono trascorsi dal 4713 a.C. fino ai giorni nostri. Vale a dire che il 1 gennaio del 4713 a.C., alle ore 12 di tempo delle effemeridi, la data giuliana era di 0 giorni. Ecco, questa data in realtà è stata creata non nel 4713 a.C. come verrebbe spontaneo pensare, perché le popolazioni di quei tempi non ci hanno tramandato alcun tipo di calendario di quel genere. Ma questo tipo di data venne ideato molto più in là nel tempo, vale a dire che è stata ideata nel 1583 d.C., da Giuseppe Scaligero. Giuseppe Scaligero chiamò questo tipo di datazione data giuliana non in onore di Giulio Cesare, come verrebbe comodo pensare, ma è stata dedicata a suo padre, che si chiamava, guarda caso, Giulio Cesare Scaligero, il quale era un insigne matematico dell'epoca, e quindi Scaligero, per rendere onore a suo padre, dedicò questa data a lui, chiamandola appunto data giuliana. Ma vediamo un po' la ragione per cui Scaligero scelse di partire dal 4713 a.C. Ecco, la ragione di scegliere un inizio di questa data così lontana nel tempo risiede nel fatto che, se noi prendiamo in considerazione il ciclo lunare, il ciclo solare, il ciclo di indizione romana, noi vediamo che tutti questi tre cicli iniziavano praticamente lo stesso giorno nel 4713 a.C. Ma vediamo un pochettino più in dettaglio i motivi per cui ci hanno spinti ad arrivare fino al 4713 a.C. Allora, bisogna dire che il ciclo lunare è un ciclo costituito da 19 anni di 235 mesi lunari. Quindi 235 mesi lunari corrispondono a 19 anni solari. E di conseguenza cosa succede? Che il mese lunare è ovviamente il ripetersi di due noviluni o due pleniluni. Quindi vuol dire che se un anno solare iniziava con il primo di gennaio e con il plenilunio, vuol dire che dopo 19 anni si verificava nuovamente il plenilunio al primo di gennaio. Ma il ciclo solare invece è un ciclo di 28 anni, perché se io inizio di martedì il primo di gennaio di un certo anno, vuol dire che dopo 28 anni il mio anno ricomincerà di nuovo con il martedì. Mentre il ciclo di indizione romana invece era un ciclo di 15 anni ed era più che altro una specie di calendario utilizzato per fini fiscali. Era stato utilizzato nel Medioevo, però risale al tempo addirittura degli antichi romani. Allora, proprio per poter fare coincidere l'inizio del ciclo lunare con l'inizio del ciclo solare, con l'inizio del ciclo di indizione romana, si è arrivati al 4713. Questo cosa vuol dire? Che se noi facciamo i 19 anni del ciclo lunare moltiplicati i 28 anni del ciclo solare e i 15 anni di indizione romana, facciamo questa moltiplicazione e noi otteniamo 7980 anni. Questo cosa significa? Significa che se tutti questi tre cicli iniziavano nel 4713 a.C., vuol dire che dopo 7980 anni si avrebbe di nuovo l'inizio di questi tre cicli contemporaneamente, quindi si potrebbe azzerare questo tipo di datazione e ripartire con un altro ciclo di
7.980 anni. Però perché si arriva al 4.713? Per il semplice fatto che il ciclo lunare è stato praticamente indetto nel primo avanti Cristo. Quindi se noi andiamo indietro di 248 cicli lunari, arriviamo al 4.713. Infatti se scriviamo 19 per 248 più 1, che sarebbe l'1 avanti Cristo, noi vedremo che questo è uguale al ciclo solare che è costituito da 28 anni per 168 cicli, e gli sommiamo 9 avanti Cristo, ecco che noi arriviamo anche in questo caso al 4713 avanti Cristo. Lo stesso discorso si può fare per l'indizione romana, che è stato indetto nel 3 avanti Cristo, e se noi facciamo 15 anni per 314 cicli di 15 anni più i 3 avanti Cristo, otteniamo ancora una volta 4713 avanti Cristo. Quindi, come vedete, è una data che va avanti nel tempo con una periodicità di 7.980 anni, e dopodiché sarebbe opportuno riportarla a zero e ripartire da lì. Però diciamo che 7.980 anni sono un periodo abbastanza lungo di tempo, per cui le nostre generazioni non dovranno apportare nessun azzeramento a questo tipo di data.